ha preso il suo leone. Chi disse Robert Wilson? È una gran bella bestia, per giunta. La signora Macomber gli scoccò un'occhiata fulminea. Era una donna molto bella e ben conservata, cui l'avvenenza e la posizione sociale avevano permesso 5 anni prima di guadagnare $5,000 solo per sponsorizzare con le sue fotografie un prodotto di bellezza che non aveva mai usato. Da 11 anni era la moglie di Francis Macomber. È un bel leone, no? Disse Macomber. Adesso sua moglie guardò lui. Guardava quegli uomini entrambi come se non li avesse mai visti. Uno, Wilson, cacciatore bianco, sapeva di non averlo mai visto per davvero. Era un uomo di statura media, con i capelli biondici, un paio di baffi corti e ispidi, una faccia molto rossa e 2 freddissimi occhi celesti con gli angoli delle sottili rughe bianche che, quando sorrideva, si incidevano allegramente nella pelle del suo viso. Ora Wilson le sorrise e lei spostò lo sguardo dal viso di lui al modo in cui le sue spalle spiovevano entro la giubba troppo grande che indossava. Con le 4 grosse cartucce infilate negli occhielli dove avrebbe dovuto esserci il taschino sinistro, alle sue manacce brune, ai calzoni vecchi, agli stivali sporchissimi e di nuovo alla faccia rossa, notò il punto in cui il rosso acceso del viso si fermava contro una riga bianca che segnava il cerchio lasciato dal suo Stetson, ora appeso a uno dei pioli del palo della tenda. «Beh, al leone!» disse Robert Wilson. Tornò a sorridere e, senza sorridere, lei guardò incuriosita suo marito. Francis Macomber era un uomo molto alto e anche molto ben fatto, se ti piacevano quelle ossa troppo lunghe. Era bruno, con i capelli corti come quelli di un canottiere e 2 labbra piuttosto sottili, ed era considerato un bell'uomo. Portava indumenti da safari dello stesso tipo di quelli indossati da Wilson, solo che i suoi erano nuovi. Lui aveva 35 anni, si teneva in forma, era un buon giocatore di tennis, aveva vinto un mucchio di gare di pesca d'altura e aveva appena dimostrato davanti a tutti di essere un codardo. «Al leone!» disse. «Non potrò mai ringraziarla per quello che ha fatto». Margaret, sua moglie, distolse lo sguardo dal marito per riportarlo su Wilson. «Non parliamo del leone», disse. Wilson la guardò senza sorridere e allora a sorridergli fu lei. «È stata una giornata molto strana», disse. «Non avrebbe dovuto mettersi il cappello anche sotto la tenda a mezzogiorno». «Ve l'ha detto lei, sa?» «Me lo potrei mettere», disse Wilson. «Sa che è molto rosso in faccia, signor Wilson», disse lei, e sorrise di nuovo. «Il bere», disse Wilson. «Non credo», disse lei. «Francis beve come una spugna, eppure non è mai rosso in faccia». «Oggi sì», tentò di scherzare Macomber. «No», disse Margaret, «oggi rossa in faccia sono io. Ma il signor Wilson è sempre rosso in faccia». «Sarà un fatto costituzionale», disse Wilson. «Le dispiacerebbe lasciar perdere? La mia bellezza, insomma, non è un grande argomento, eh?» «Ho appena cominciato». «Beh, finiamola», disse Wilson. «Sarà difficile fare conversazione», disse Margaret. «Non essere sciocca, Margot», disse suo marito. «Perché è difficile?» disse Wilson. «Abbiamo preso un bellissimo leone». Margot li guardò entrambi ed entrambi si accorsero che stava per piangere. Wilson se l'aspettava da un pezzo.
e lo temeva, ma Macomber non era più in grado di temerlo. «Oh, vorrei che non fosse accaduto», disse lei, e si avviò verso la sua tenda piangendo, non faceva il minimo rumore, ma si vedevano le sue spalle sussultare sotto la stoffa della camicia che indossava, che era rosa e resistente ai raggi del sole.